sto preparando per fare l'estrazione di un tabacco molto particolare, veramente un tabacco molto particolare. Allora, prima di tutto, prima di incominciare, ho sanificato l'ambiente. Tutti gli oggetti che sono su questo pezzo di plexiglass sono stati puliti nei limiti del possibile, anche sanificati, ma soprattutto ho cercato di fare in modo che l'ambiente sia il più sterile possibile, nel limite del possibile. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è prendere la materia vegetale, che in questo caso, per chi non sapesse che cos'è questo, è un sigaro cubano, è un coiba, è un ciclo 2, si riconosce dalla A parte l'etichetta che ora abbiamo, è forse uno dei sigari più famosi in ambito dei sigari cubani. E non vi racconto come è fatto, tanto ci sono decine di video sul tubo e poi ci sono persone molto, ma molto più brave di me nello spiegare queste cose. E io ho acquistato questo sigaro in tabaccheria, dentro un bellissimo tubo che non vi faccio vedere. Comunque, la prima cosa da fare è prendere la materia vegetale e pesarla. Io faccio il peso prima e dopo la tritatura, per uno scrupolo mio, non perché ce ne sia realmente bisogno. L'importante è che quando noi andiamo a fare l'estrazione, la proporzione che io seguo è 1 a 5, quindi 1 grammo di materia vegetale, 5 ml di liquido sia rispettato. Però voglio vedere, è uno scrupolo, lo faccio sempre. Quindi prendiamo la nostra fedele bilancina, l'accendiamo, mettiamo il sigaro in maniera che possa essere pesato correttamente e il risultato sono 10,59 grammi. Ora me lo segno nel mio taccuino perché tutte le cose che faccio, almeno personalmente, mi piace segnarle. E gli strumenti di lavoro che ho messo qui sono il macina caffè, questo qui, questa è la tazza del macina caffè, un beaker dove poi andrà il tabacco triturato, un cucchiaio d'acciaio, oppure potete usare. Può servire un cucchiaio, che può essere anche di plastica, basta sia plastica alimentare e soprattutto pulito. Questo è d'acciaio, l'ho lavato molto bene, l'ho asciugato per bene, poi per scrupolo l'ho passato, insomma è appena uscito dalla lavastoviglie. Quindi la prima cosa da fare, dopo averlo pesato, se lo volete pesare, se no si pesa dopo, è quello di andare a mettere il sigaro dentro il macina caffè. Perché dentro il macina caffè? Perché poi lo estrarremo con questo strumento, che è il vero protagonista di tutta la procedura. Ci sarà una preparazione lunghissima e un'estrazione che in proporzione rappresenta una porzione minima del tempo. Però per arrivare a poter mettere il beaker, il glicol di propilene, la materia vegetale dentro questo stand, bisogna fare ancora alcune cose. Quindi la prima cosa è triturare in maniera molto fine il tabacco, in maniera che quando poi il glicolo entrerà, sarà insieme nel beaker, insieme al tabacco, possa permeare bene la materia vegetale e possa fare la sua funzione di estrazione delle molecole che sono all'interno delle fibre vegetali. C'è da fare la prima scelta. La scelta è se tenere o meno la foglia esterna del sigaro. Alcuni la levano perché comunque è presente una colla, normalmente è una colla atossica, quindi commestibile e di conseguenza può essere tranquillamente estratta. Qualcuno la leva, io ce la lascio, ma non perché il sigaro costa tantissimo, perché tutto sommato per quello che ho sperimentato non c'è un
cambio significativo di sapore, quindi preferisco lasciarlo. Di conseguenza cosa si fa? Si spezza il sigaro in modo grossolano, tanto poi in macina caffè farà il resto del lavoro. Mi raccomando, l'igiene, quindi tutto deve essere il più possibile pulito, tutto deve essere sanificato. Se potete, ed è un consiglio che vi do, utilizzate dei guanti di lattice, ma l'igiene deve essere una costante di questi processi, cioè non fate niente se non siete sicuri di avere un ambiente, non dico sterile, ma sicuramente pulito. Quindi ora si farà il frazionamento del sigaro. Quando ero un tabagista, questo sarebbe stato veramente un qualcosa di estremamente difficile da sopportare, invece da buon svapatore, anzi. Il fatto che tutto sia estremamente pulito mi permette anche di poter prendere qualche pezzettino che è caduto sul piano. E un consiglio per l'acquisto del macinino: se potete, prendete un macinino che abbia la vaschetta d'acciaio inossidabile, questo è acciaio Inox 316, estraibile, perché questo ci permette di avere la possibilità di lavarla meglio e poi è molto più comodo. Quindi a questo punto passiamo prima di tutto leviamo la bilancia, che non ci serve più, ci servirà dopo, ora in questo momento non ci serve, e quindi possiamo passare, inserendo la spina di corrente, alla riduzione il più possibile fine del sigaro. Fate più passaggi, questo per evitare che comunque il frizionamento del tabacco all'interno della camera del macinino possa in qualche maniera riscaldare il tabacco. Ecco, io normalmente mi sembra di capire che il frazionamento della materia vegetale è completo quando la polvere del tabacco è presente sul tappo. Lo teniamo ora, non volevo aprirlo, ma vi volevo far vedere questa cosa, perché normalmente c'è tutta una serie di polveri che volano all'interno della camera. Quindi lo teniamo un attimino fermo in maniera che queste polveri si depositino e poi possiamo raccogliere questa polvere di tabacco che si è creata col macinino. Questo è fondamentale, ora poi la ripesiamo, comunque sappiamo già che sono 10 grammi e qualcosa, quindi noi andremo a inserire con 10 grammi di tabacco, andremo a inserire nel becher insieme al tabacco altri 50 ml di glicolopropilenico. Sulle materie prime dobbiamo essere rigorosi. Il glicolopropilenico non può essere qualunque tipo di glicole, deve essere per me un glicole con grado farmaceutico, quindi un FU. Ecco, qui questo possiamo anche levarlo da qui. Probabilmente si vede abbastanza bene, come vedete è diventata una polvere molto, una consistenza non come quella del caffè, ma ci siamo vicini.
Volendo si potrebbe macinare un altro po', ma non credo che si riesca a ottenere un risultato migliore da questo. Quindi riprendiamo il nostro, la nostra bilancia, ci posizioniamo sopra il nostro becher, facciamo la tara e a questo punto, con molta pazienza, ci mettiamo il tabacco. Con molta pazienza, anche perché la fretta non va mai utilizzata. Quando facciamo questi lavori dobbiamo essere tranquilli, avere del tempo a disposizione. E soprattutto la materia, in particolare questi sigari, sono talmente pregiati che meritano tutta l'attenzione. Ecco. 10 grammi e 19 centesimi, quindi 10 grammi e 19 centesimi. A questo punto, dopo aver triturato il tabacco e averlo pesato, quindi sappiamo che sono 10 grammi e 19 centesimi, io per approssimazione inserirò dentro al becher 50 ml di glicol e propilene. In questo caso specifico, e solo in questo caso specifico, siccome il sigaro era all'interno di un tubo confezionato singolarmente, praticamente sono sicuro che non c'è assolutamente nessun tipo di agente esterno entrato nella confezione prima di averlo preparato, e non farò il procedimento del passaggio in alcol. Il passaggio in alcol normalmente lo faccio per tutti i tabacchi non sono sicuro che siano sterili, e quindi non sono sicuro che magari non ci sia presenza di qualche agente esterno, possono essere anche delle piccole muffe. E quindi quando abbiamo, per dire, una latta aperta, quindi del tabacco che è da tempo che è dentro la latta, e passiamo all'estrazione, per metodo io faccio il passaggio in alcol. Cosa consiste nel passaggio in alcol? Consiste nel prendere un contenitore abbastanza largo. Io ho un contenitore della Frigovel di vetro, stendo il tabacco triturato su questo contenitore, poi con uno spruzzino tipo quelli da profumi, con dell'alcol a 96 gradi, io personalmente lo faccio con una grappa a 94 gradi, poi vi racconterò perché ho la grappa a 94 gradi, e praticamente rendo umido il tabacco, bagno tutto il tabacco in maniera da riempirlo di questo alcol, poi lo tappo, lo metto al buio, sigillato al buio, e lo lascio 3-4 giorni in maniera che l'alcol faccia questa azione di igienizzazione, che serve anche però a favorire l'estrazione, perché l'alcol comunque è un solvente che aiuta a rendere la membrana cellulare più semplice da far attraversare al glicol e propileno. Nel caso specifico del Coiba, questo procedimento non lo fa, perché sono sicuro che non ci sia nessun elemento esterno oltre che il tabacco che abbiamo triturato. Ovviamente nel caso del passaggio in alcol, una volta che sono passati 3-4 giorni
va fatto evaporare completamente l'alcol, va fatto evaporare completamente, con, può essere una evaporazione naturale con esposizione all'aria, oppure può essere messo nel forno a bassa temperatura con lo sportello aperto in maniera che il calore faccia evaporare velocemente l'alcol. Però l'alcol non deve essere presente nel momento in cui andiamo ad inserire il glicol etropilenico e passiamo alla seconda fase. Quindi a questo punto la bilancia non ci serve più e la possiamo tranquillamente mettere da parte, poi con calma la pulirò, perché tutto va pulito, tutto deve essere pulito, e non mi stancherò mai di dire, quando facciamo queste cose dobbiamo stare attentissimi all'igiene, perché quello che produciamo alla fine lo mettiamo dentro una base neutra e lo inaliamo, quindi dobbiamo essere sicuri che non abbiamo fatto errori dal punto di vista, dal lato igienico. Ora, però ho sbagliato, non la devo mettere via perché mi serve per il glicole propilenico. Quindi la riapro e a questo punto prendiamo il glicole propilenico. Eccoci qua, abbiamo preso il glicole propilenico, anche in questo caso non bisogna avere fretta, bisogna fare le cose con molta tranquillità per evitare ovviamente errori. Un Becher da 100 ml per questo tipo di estrazione è la misura corretta e giusta, ovvero quella che io utilizzo e con la quale mi trovo benissimo. Ecco fatto. 50 grammi di glicole propilenico. Ora, come vedete, il livello che si è creato sembra qualcosa di particolare, ma in realtà il glicole propilenico piano piano andrà a permeare il tabacco e quindi il livello scenderà. Ci vuole un po' di pazienza, ma questo noi ne abbiamo tantissimo. A questo punto veramente la bilancia può essere riposta, perché non ci serve più. Spengiamo. Questo è il mio prezioso alleato quando tutte le volte che mi diletto a fare i mix. Per aiutarci nella miscelazione del glicole propilenico, e quindi per permettere che il glicole propilenico vada a permeare tutto il tabacco, possiamo tranquillamente usare il cucchiaino o qualunque strumento che voi possiate utilizzare. L'importante, vi ripeto, è che sia di materiale adatto a venire a contatto con gli alimenti, ma fondamentale, lo ripeterò fino alla noia, che sia pulito, deve essere pulito. Io userò questo cucchiaino d'acciaio che ormai ho destinato alle mie attività ludiche, del quale ormai mia moglie non me l'ha ceduto, sa che non lo riavrà più indietro. Bisogna veramente mescolare benissimo, fare in modo che il glicole entri, permei il tabacco, e vedete, viene fuori questa specie di melma. Sembra un semifreddo a caffè, ha la consistenza di un semifreddo. Tanto la parete di vetro ci permette di verificare che tutto il tabacco sia bagnato,
questa è la prima preparazione, la prima fase della preparazione. Cosa si fa ora? Ci sono diverse scuole di pensiero. Ah, un'altra cosa, io preparo sempre un bicchierino di plastica dove ripongo gli strumenti, è pulito anche quello, però ci ripongo gli strumenti che sono sporchi per non contaminare la zona. Siccome è pulito, dovesse riservirmi, so che posso prenderlo e utilizzarlo. Mentre la fascetta del coiba viene salvata, messa da una parte, perché andrà poi a abbellire la boccetta dove ci sarà l'aroma finito. Tornando al composto che abbiamo ora, che è un composto di glicole propilenico e materia vegetale, che nel nostro caso è un preziosissimo coiba siglo 2, ci sono delle persone che passano direttamente all'estrazione, mentre io personalmente preferisco metterlo in freezer. Quindi lo metto in freezer per due motivi. Il primo motivo è che abbatto la temperatura delle glicole e quindi quando poi andrò a iniziare l'estrazione avrò un range temporale maggiore, in quanto la temperatura molto bassa non permetterà all'estrattore di far aumentare velocemente la temperatura del liquido che, come tutti noi sappiamo, nel caso dei tabacchi non è corretto che superi determinate temperature. Nella fattispecie io personalmente faccio in modo che l'estrattore, nella sua attività di estrazione, quindi col suo movimento, non riscaldi il liquido a una temperatura superiore ai 40 gradi. Quindi poi, quando sarà il momento, vi farò vedere la procedura e noterete anche voi che io stacco a 38 gradi. Ovviamente l'estrazione la farò con l'HEV, quindi staccherò a 38 gradi perché nel momento in cui stacco, comunque la temperatura continua a salire di 1,5-2 gradi e mi permette ragionevolmente di non arrivare a temperature più elevate. Quindi lo metto nel freezer per abbattere la temperatura del glicole e comunque il ghiaccio ha un'azione di forzatura delle fibre vegetali e quindi si mette in freezer perché si abbatte la temperatura del glicole e nello stesso tempo si aiuta la materia vegetale a essere penetrata in maniera più facile. Quindi a questo punto interrompo anche la registrazione perché ci sarà due ore di attesa affinché la temperatura del glicole arrivi a essere un meno 15, meno 16. Non si ghiaccerà perché il glicole non ghiaccia, sarà ancora lavorabile, nel senso che sarà fluido e di conseguenza potremo poi iniziare la procedura di estrazione.